Trentino, Paolo Stringara, campione indimenticato a Bologna, soprattutto tantissima gente con la maglia rosso-blu. Ne approfittiamo qui al Festival dello Sport perché è amicissimo di Jürgen Klinsmann dai tempi del 1990-91, se non erro, quella giornata lì mi era compagno di squadra della Benticana Piombo. Nessuno mi ha ricordato questo posto, come chi ve l'ha dato? Non lo so, forse come della Cialappa, la Pantecana Bionda, sì, forse anzi, penso sì. Magari non vince la Coppa del Mondo, però Paolo, tu adesso alleni, ci aspettiamo a Livorno dalla, dalle tue parti, ma questa, ricordiamo così, questa militanza, diciamo, con la maglia del Bologna che ti ha portato sul grande palcoscenico. Ma niente, avevo penso 23 anni da Siena, mi prese il Bologna e da lì è nato qualcosa che è andato chiaramente oltre anche il campo di calcio. Sono diventato uomo, in tutti i sensi, a 360 gradi. Sono tolto veramente tantissime soddisfazioni. Sono diventato capitano di quella squadra dove militavano anche Caprini, Bruno Giordano, Bonini, quindi è stata anche una cosa d'orgoglio per me, no? Con tanti campioni, essere io il capitano. Erano gli anni del mitico Villa, se non sbaglio. Renato Villa. Marinaro, Eraldo Pesci, Luppi, Marocchi, eravamo, abbiamo fatto veramente in quei 5 anni un paio sicuramente grandissimi. E niente, poi Bologna ha fatto il resto, perché vedi, Bologna è una città fuori gara. Paolo, molto bene, ma appunto della situazione del Bologna adesso, che ci ha un po' spiazzato con le ultime decisioni a livello tecnico, te lo aspettavi? A quasi tutto, però purtroppo il calcio è questo, purtroppo il calcio è c'è una regola quando vai a Coverciano a fare i primi corsi da allenatore, i primi agli ultimi, ti dicono che l'allenatore è una persona con la valigia in mano, e quindi quando le cose non vanno bene purtroppo è sempre e soltanto l'allenatore a pagare, che cambiare una persona o diciamo 3-4 di staff non è come cambiare 25 giocatori. E quindi purtroppo dispiace per Mihajlovic, però il calcio è questo, lo sa bene anche lui. Sì, ma dal tuo punto di vista, Paolo, non è stata una decisione un po' affrettata? O meno male, i due punti erano stati fatti, 4-5 partite, quant'è? Non lo so, bisogna essere dentro le situazioni, bisogna essere dentro le cose, non si può giudicare, secondo me da fuori, perlomeno io ho sempre fatto così, finché non sai le cose come stanno veramente, meglio tacere, quindi io così da fuori prendo per buono tutto quello che sta succedendo. In questo momento non rimane altro che fare veramente un grande in bocca al lupo a tutti e soprattutto a Tiago Motta, perché deve risollevare assolutamente Bologna, non si può permettere non dico di andare in B, ma neanche di rischiare di andare in B, perché non è una cosa possibile nella testa di tutti noi rosso-blu, assolutamente. Anche perché poi c'è un progetto dietro abbastanza importante che non può essere tradito, certo, come una negoziazione. Chiudiamo questa intervista perché mi ha colpito moltissimo quello che hai raccontato prima quando sei intervenuto con un Linsman, se non vuoi raccontare anche ai nostri telespettatori che in carcere, dopo ieri sei portato addirittura Jürgen a giocare una partitella amichevole. Sì, no, è 7 anni che abbiamo fatto questa squadra dentro il carcere, con i detenuti di massima sicurezza del carcere di Livorno. È un'esperienza bellissima, e da tanto. Poi Jürgen chiaramente, cioè, lo vedete com'è, una persona eccezionale, è voluto venire a fare una partita dentro. Ieri era il mio compleanno, siamo andati a Livorno e lui ha assolutamente no, voglio andare a giocare con i ragazzi dentro. Siamo andati, è stata una giornata veramente eccezionale, veramente. Grazie mille, complimenti. Grazie a te. Grazie. Ciao.